La scorsa stagione sarà un po' deludente, si sono piazzati bene, ma sono rimasti un gradino sotto al loro miglior risultato. L'obiettivo dichiarato di questa stagione è certamente la promozione. Spezzato bene qui il gioco. E c'è subito questo intervento falloso. Dani Alves riesce a resistere alla carica. C'è spazio per andare. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Ottimo recupero del pallone. Sta provando a stringere i denti, cerca di rimanere in campo. Vediamo se c'è qualche movimento in panchina. Andiamo da Matteo Barzagli. Deve aver preso un pestone al piede, ma non sembra grave, infatti continua a giocare. Perfetto Matteo, sottolineatura importante questa. Sarà fallo laterale, rimessa dunque per gli azzurri. De Rossi. Palla verso il compagno. Immobile! Attenzione! Rete! Primo tiro in porta e primo gol, davvero cinica qui la squadra. Questo è un gioco di squadra. Grandi passaggi, perfetti, smarcanti. Conclusione impeccabile. Splendido gol il suo, con il pallone indirizzato sulla destra del portiere, che è finito in fondo alla rete. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Con questa palla e punta la porta. Intervento efficace. Occhio all'errore del portiere. Immobile. Ne hanno fatto subito un altro. Stefano, qui bravo l'attaccante, ma c'è da sottolineare l'errore del portiere. Direi di sì, Pierluigi si è lasciato prendere dalla foga, lasciando incustodita la propria porta. Errore imperdonabile. Hanno il pallone buono per dimezzare lo svantaggio. Arbitro che ferma il gioco. Contrasto, ma attenzione ancora all'attaccante. Palla lievemente corta. Iniziativa interessante per il Brasile. Willian. Perdono il possesso del pallone. Belotti. Controlla male il pallone e finisce per perderlo. Neymar. Stato fermato dal difensore. Perdono palla. L'azione sembrava interessante. Ci sono metri a disposizione. Intervento pulito sulla palla. Il direttore di gara non ha avuto dubbi, ha fischiato fallo a favore del Brasile. Neymar. Ecco qui il replay che ci permette di apprezzare il gol da un'altra angolazione. Lo ferma ma non controlla. Neymar. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Marcelo. Occhio al suo movimento. Si ripartirà con il corner. Occhio al tiro,
Ha mancato di poco il bersaglio sugli sviluppi del corner. Gol solo sfiorato in questa occasione. L'appoggio di testa al compagno. Guadagna metri. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Palla vagante adesso. Ha controllato male, bravo qui il difensore. Belotti. Occhio, cerca l'area di rigore. Sprecano questo cross, nessun problema. De Rossi di fisico recupera il pallone. Lo ferma ma non controlla. Si avvicina all'area. Ha spazio per tirare. Si dispera giustamente, ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile, Pier. È arrivata l'ammonizione da parte dell'arbitro. Pensava di averla fatta franca, forse, ma l'arbitro, attento, ha solo concesso il vantaggio. Buon recupero del pallone, possono ripartire. E il pallone se ne va via. Candreva. Barzagli. Clamorosa l'uscita del portiere, che forse esagera qui. Che errore da parte del portiere. Willian. Palla vagante. Insigne. Ancora giù, speriamo non si tratti di nulla di grave. Guadagna metri verso l'area. E c'è il tiro. Ottimo l'intervento del portiere. L'anticipo sul pallone. Dani Alves. Marcelo. Arbitro che calcio d'inizio del secondo tempo per il Brasile. C'è spazio per andare. Immobile. Ha perso il pallone. Passaggio sbagliato, palla in out. Insigne. Punta l'area. Buona l'intuizione di Thiago Silva. C'è il movimento dei compagni. È stato fermato dal difensore. Neymar. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Iniziativa interessante per il Brasile. Ha
Arbitro che sarà calcio di punizione contro il Brasile. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. Squadra ospite sta provando in tutti i modi a fermare, a scongiurare la rimonta della squadra di casa, anche con delle continue perdite di tempo, e ovviamente i tifosi di casa non apprezzano. Stanno provando a guadagnare tempo prezioso e a far innervosire la squadra di svantaggio, e a giudicare dalla reazione del pubblico ci stanno riuscendo. Ha perso il pallone Bernardeschi. Il direttore di gara non ha avuto dubbi, ha fischiato fallo a favore del Brasile. Arbitro che ha punito l'intervento del brasiliano, sarà calcio di punizione. Provano gli azzurri. La legge bene Thiago Silva. Il pressing del difensore ha costretto l'attaccante a portare il pallone oltre la linea. Palla che finisce in angolo. Palla recuperata dagli avversari. Occhio, cerca l'area di rigore. Belotti. Occhio, potrebbe scattare il rosso, era già stato ammonito. Ottimo l'intervento in tuffo del portiere. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Palla vagante adesso. C'è il fallo del giocatore azzurro, almeno secondo l'arbitro. Sarà calcio di punizione contro di noi. Arriva il cartellino ed è rosso. Questo è un brutto colpo per loro. Cadono un giocatore fondamentale. Willian. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. De Rossi. Ha cercato la rete dalla distanza, ma insomma, qualcosa non ha funzionato. Ma magari ha preso una zolla o forse la palla gli è rimbalzata male, non ho capito. Fatto sta che ha mancato il bersaglio di parecchio. Verratti. Ci sono metri a disposizione. Sventa qui la minaccia. Si ripartirà dunque col calcio di punizione contro l'Italia. È arrivata solo l'ammonizione in questo caso. Sì, e poteva andargli anche peggio. Forse l'arbitro non se l'è sentita di mandarne fuori un altro. Sta provando a stringere i denti, cerca di rimanere in campo,
Vediamo se c'è qualche movimento in panchina. Andiamo da Matteo Barzagli. Pier, si tratta di una distorsione alla caviglia, cerca di resistere al dolore. Bernardeschi, grande parata, super portiere, può colpire da lì. Si dispera, giustamente, ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile, Pier. Guadagna metri, palla vagante, spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Marcelo, attenzione perché aveva già rimediato il cartellino giallo. Secondo giallo e adesso la squadra dovrà fare a meno di lui. E sono anche curioso di vedere come l'allenatore deciderà di schierarli in campo adesso. Extra time che sarà dunque di 4 minuti. Perde palla. Iniziativa interessante per il Brasile. Ha recuperato palla, non c'è fallo, dice l'arbitro. De Rossi. Eccolo, il fischio finale. Vittoria dell'Italia. Sono partiti come da aspettative, aggiudicandosi i primi 3 punti della stagione. I giocatori sanno di aver fatto il loro dovere e questo gli dà fiducia nei propri mezzi. De Rossi.